La piaga degli abusi sessuali commessi dal clero sulle suore si configura meglio. In novembre l'Unione Internazionale dei Superiori Generali ha chiesto che le religiose vittime di abusi riferiscano alla propria congregazione. Ma non è scontato che la suora che segnala riceva subito aiuto. Laurence Pujade è la presidente dell'associazione Sentinelle contro gli abusi del clero, di cui anche lei era stata vittima. Abbiamo dovuto attendere la testimonianza dei più deboli, specialmente le vittime dei preti pedofili, in modo da poter affrontare l'argomento. E nell'Episcopato, grazie alla nostra vasta esperienza associativa, ci è stato detto che era necessario aspettare l'emersione dei casi di pedofilia. Poi si sarebbero occupati del nostro dossier. Stiamo aspettando già da 20 anni di parlare. L'omertà trova radice in una pluralità di fattori, come l'idea che il celibato e la castità interdicano il matrimonio, ma non la sessualità, il timore del contagio dell'AIDS, che fa delle suore una preda sessuale più sicura, la posizione subordinata della donna nella società maschile. La mancata castità implica considerazioni private. Si può avere un comportamento passionale, una relazione che diventa trasgressiva, ma il problema dell'abuso sessuale è un'altra cosa. Non dobbiamo mescolare la passione con l'aggressione, sono cose ben diverse, che vengono spesso confuse, ed è ottimo che il Papa le separi. Va riconosciuto al medium cattolico National Catholic Reporter il merito di aver stracciato il silenzio sugli abusi contro le suore nel lontano 2001.